Buongiorno, oggi ricorrenza speciale e poi vedrete a fine video che ricorrenza è. Sto preparando una torta di mele, ho tagliato delle mele selvatiche a pezzettini, ho aggiunto zucchero, cannella e un pizzico di sale. Andrò adesso ad aggiungere questo è un aromatico di agrumi. Metterò un pochino di questo qua yogurt di avena e lo metto in realtà in parte come grasso, non usando tantissimo burro, e uso questo tipo di grasso che è strano per me, una margarina, ma è una margarina senza grassi saturi. Poi andrò a mettere qualche uova. Una farina, in questo caso la voglio provare, in realtà è la prima volta che la utilizzo. Potrei usare una farina qualunque, questa volta uso questa qui a basso indice glicemico perché, essendo io insulino resistente, così me ne posso mangiare una fettina senza grossi problemi. Mi manca solamente un pizzico di cremor tartaro che vado a prendere subito e aggiungerò un goccio d'acqua se dovesse rimanere l'impasto troppo denso, altrimenti appunto allungando un pochino lo yogurt invece che mettere latte. Allora, ho sbattuto un po' le uova, ma non tantissimo, solo non si riesce a vedere a schiuma praticamente. Più che altro per renderle soffici e poterle incorporare facilmente nell'impasto. Ho leggermente unto con dell'olio di cocco gli stampi, perché ne faccio diversi, vedremo poi. E vado adesso a miscelare il tutto. Quindi ho messo la farina, lo yogurt. Come si chiama quell'altro là che avevo detto prima, la margarina, tutto dentro qua insieme alle mele. Vado un attimo a usare le mani. Io purtroppo sono di questa specie, sono molto, usiamo il termine rustico per non dire altro, vai, però preferisco così. Quindi lavoro tutto e aggiungo le mie uova. Cioè, la visione, ragazzi, è veramente pessima, però fidatevi di quello che dico. Ok, 4 uova ho messo, lavoro un po' il tutto. Che altro per far sì che si sciolga bene la margarina e non rimangano punti dove ce n'è di più e punti dove ce n'è meno. Perfetto. Ok, purtroppo, come ho detto, ho dei problemi con questo telefono e si è bloccato. Volevo dire solo che ho versato negli stampi, 3 stampi, e ho messo in forno. Forno statico, qua, 180 gradi, e solo perché in questo caso, in questa cucina, ho questo forno. E vai, la formina più piccola, sta qua, forma di rosellina, è fuori. Adesso, prima di sformarla, per far sì che rimanga bene tutto il disegno, aspetto che si intiepidisca un attimo, perché altrimenti rischio di rovinarla e non vorrei. Le altre due sono ancora in forno per altri 2 minuti. Vediamo se sono pronte anche le altre. Già poco caldo, mamma mia, e io che mi ci metto a fare le torte, perché mi sarò messa a fare la torta? Ci sarà un motivo se mi sono messa a fare la torta con questo caldo? Eh sì che c'è il motivo, lo scoprirete ancora tra un po'. Allora, una tiriamo fuori, è pronta. Mamma, che profumo! Scottano però, scottano proprio. Allora, queste adesso, allora, spegniamo il forno, queste le lasciamo anche queste un po' da parte. Ah,
ad aspettare che si secchino un pochino in modo da uscire. Questa proviamo a sformarla. Cosa dite? Sarà già ora? Oh là là! Wow! Veramente contenta. Eccola qua. Adesso la metto sopra una piccola griglia. Ho dimenticato di prenderla. Eccola qui, in modo che esca bene l'aria sotto sopra. Perfetto. E dopo scoprirete per chi sono queste torte. Allora, ho impacchettato la tortina piccolina in questo contenitore che andrò a chiudere. È aperto da una parte perché è appena appena ancora tiepido, e ho portato a parte il setaccino e zucchero a velo. Qui invece ho messo già due fettine di torta tagliate con due tovagliolini e già lo zucchero a velo. Imbrago questa borsa, che è una borsa frigo, e la vado a sistemare nel mio bauletto. Motoretta è già fuori. Sistemiamo la borsa frigo, tiriamo fuori però i guanti e la pancera. Farà caldo, ma questi li mettiamo lo stesso, mentre il giubbotto lo lascio qua ripiegato. E anche una bottiglietta d'acqua che vado a prenderla, poi sistemeremo dopo. La prima tappa e la prima fettina di torta naturalmente al mio primo uomo, il mio papà, che 24 anni fa mi accompagnò all'altare per passarmi di mano a mio marito. Eccomi qua, sono appena arrivata a Prato Sesia, sono al parcheggio della Fonte, un luogo che conosce anche mio marito. Sono venuta, gli ho portato la tortina e adesso festeggiamo. Dovrebbe arrivare a attimi, sento già eccolo qua che sta arrivando, eccolo, ciao, sorpresa, devi far aprire quella scatolina lì. Qua c'è una scatolina, devi aprirla. Apri la scatolina. Oh, che cos'è? Non so, una torta. È una torta. Adesso apri qua. Apri. Con una mano sola non riesco. Metti qui dentro lo zuccherino. Bom, 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 bom. Ecco qua. Perché la torta? Devi svelare il segreto, non l'ho ancora detto. Per il via dell'anniversario. Eh sì, perché mio marito la torta la sera non la mangia. E allora l'ho raggiunto prima che facesse sera. Non è ancora il tramonto. Così possiamo mangiare la nostra tortina. Vi direte viva l'entusiasmo, ma in realtà non se l'aspettava davvero. L'ho raggiunto alla fine del lavoro e è la prima volta che lo raggiungo. Sulle vie del ritorno siamo passati sulle colline novaresi al tramonto.